E nella giornata mondiale dedicata al libro non possiamo non sentire un caro amico e una persona che con il libro ha una certa confidenza perché è titolare di una libreria, di quelle non allineate, è scrittore, è critico, insomma è un po' tutto, è stato anche assessore alla cultura del comune di Castelfidardo, lo vedete in diretta. Moreno Gianattasio. Allora, senso la giornata mondiale del libro oggi, per noi che li scriviamo e per i pochi che li leggono, ha senso ancora parlare del futuro del libro, della libera circolazione delle idee? Allora, buongiorno a tutti, ciao Giancarlo. Dunque, ha senso assolutamente ed è preoccupante il fatto che se c'è una giornata mondiale del libro, quando c'è una giornata mondiale vuol dire che c'è un'emergenza dietro, altrimenti non ci sarebbe bisogno di farla. E quindi la necessità del libro c'è perché, soprattutto oggi, perché abbiamo poco tempo per concentrarci, per soffermarci con le varie scrollate che facciamo sugli schermi. E quindi la necessità di riuscire a trovare il tempo di leggere per fissare le idee, riflettere e migliorare i propri ragionamenti è ancor più necessaria oggi. Quindi la giornata del libro ha un senso, sì, così simbolico di richiamo, di sensibilizzazione. Però l'importante è che anche gli altri 364 giorni abbiano una consistenza legata alla pagina scritta. Senti Moreno, che sensazione hai tu che sei in prima linea e cioè hai questo rapporto continuo con la gente e quindi sei il tramite tra la gente e il libro? Che sensazione hai? C'è una riscoperta della lettura oppure non abbiamo più tempo di leggere? Allora, fortunatamente i più giovani, i giovanissimi, leggono. Leggono, sono incuriositi dalla lettura, sono stimolati anche a scuola. Parlo dai bambini da appena cominciano a leggere fino a 11-12 anni. Lì hanno proprio una rete, di solito sia la rete familiare che quella scolastica li incita alla lettura. E quindi c'è una curiosità e c'è anche un aumento del consumo di libri. Invece i più grandi cominciano a perdere i colpi. Secondo me è perché il mondo degli adulti ha perso un po' le speranze e quindi non si impegna più di tanto a convincere gli adolescenti a stare sui libri, ma si è arreso agli smartphone. Ed è una cosa che, insomma, fa ben pensare per il futuro, ma non per quello immediato, perché nell'immediato vedo un impoverimento e poi una distanza tra lettori e non lettori, cioè una forchetta che si sta creando. Due tipi di esseri umani, che c'è chi si sofferma, legge, pensa, arricchisce la propria anima, il proprio bagaglio culturale, quindi il proprio pensiero critico, la propria capacità di interpretare il mondo, e chi invece si beve tutto perché non ha tempo di approfondire. E quindi sto vedendo proprio una distanza sempre più grande tra due popoli. Senti, non vorrei fare il Cicero pro domo sua, perché da scrittore chiaramente vorrei che tanti leggessero, però ho la sensazione che una volta c'era chi ha detto: chi legge, vive tante vite, chi non legge vive solo la sua. Oggi purtroppo questo assioma, questa idea è un po' persa perché, si vivono tante vite in altri modi. Vero, 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 si vivono tante vite grazie all'informazione, grazie agli stimoli che ci arrivano continuamente, però non sono neanche più convinto che chi non legge vive solo la sua. Chi non legge vive la vita che qualcuno gli dice di vivere, che è pure peggio, insomma. Quindi io credo che leggere oggi sia anche uno strumento veramente di indipendenza e di libertà importante da tenere sempre presente, perché altrimenti le idee ce le infilano dentro in una maniera più subdola nella testa e ci fanno pensare quello che alcuni poteri a cui noi ci riferiamo, soprattutto legati ai social network, ci impongono e ci fanno pensare. Senti, un'ultima rapidissima battuta. Guardavo una statistica.
Nelle Marche ci sono tante case editrici quante a New York, un po' troppe, oppure le case editrici non si assumono più l'onere di scegliere e di proporre? Allora, beh, il panorama delle case editrici è vastissimo. Ci sono case editrici che si dicono tali, ma normalmente sfruttano i giovani o gli scrittori che vogliono pubblicare per la prima volta e quindi sfruttano il loro, poi il potere economico degli scrittori che sono costretti a pagarsi anche le pubblicazioni. Quindi quelle io le metterei da una parte perché non sono vere case editrici, insomma. Poi ci sono le case editrici piccole che scoprono nuovi autori che rischiano di proprio cercando di alimentare il mercato della cultura. Poi, e sono di solito anche collegati con i grandi editori che poi invece maneggiano le cifre importanti e riescono poi a veicolare nel bene e nel male, insomma, opere che meritano un pubblico più vasto. Però l'Italia è debole da quel punto, non solo da quel punto di vista, ma dal punto di vista industriale, anche nell'editoria l'Italia è debole perché il mercato italiano è ridotto e spesso ormai, come in altri settori, è diventato terra di conquista di soggetti economici stranieri che in un attimo si comprano tutti, perché poi il giro d'affari totale dei libri in Italia è pari a quello delle colombe pasquali. Quindi, come dire, non è così difficile per un colosso economico impadronirsene facilmente.